You ass! Come here, ass! Fuck! Ora, i bambini sono bellissimi, lo sappiamo. Sono i suoni che sono da denuncia, però sono belli i bambini, ma a me piacciono i bambini. Io quando per esempio sto in treno e c'è un bambino che non fa casino, sta lì, sorride, no? Io ci gioco, gli faccio le faccette, faccio le smorfie, mi affeziono. Se quel bambino poi morisse d'allergia ci rimarrei male. Se invece muore d'allergia un bambino che stava urlando come un bastardo, non dico che quelle arachidi gliel'ho messe io lì vicino, ma quello che gliel'ha messe me lo scoperei. Veramente, sapete perché mi fa incazzare questa cosa? Perché anche dal punto di vista dei genitori non gli puoi fare niente, devi subire ingiustizia e basta. Perché non gli puoi fare nulla a un bambino piccolo che urla. Strillargli non gli puoi strillare perché sennò quello urla più forte. Picchiarlo non puoi perché sennò poi lo traumatizzi. Stordirlo col gas no, perché sennò poi il web chi lo sente? Cioè... se devi subire ingiustizia e basta, e questa è una cosa che a me mi fa veramente incazzare. E cioè, ve lo ripeto, io, a me dispiace quando poi i genitori mi dicono tu dici così, ti danno fastidio perché non hai figli. No, io non ho i figli perché mi danno fastidio. È l'esatto contrario, io non mi sono fatto ancora la vasectomia solo perché costa almeno un paio di migliaia di euro. C'è la crisi, non mi avanzano 2000 euro per tagliarmi i rubinetti del cazzo, se no l'avrei fatto. Veramente, io poi, cioè, non voglio portare tutto questo rancore verso i genitori soprattutto. Io ai genitori vorrei che collaborassimo, perché io so che i genitori non vogliono traumatizzare e inimicarsi i figli e averci un brutto rapporto. Dateci a noi l'autorizzazione di far cagare sotto quelle merde. A noi sconosciuti, datecelo a noi. Stiamo al ristorante, vostro figlio fa casino, voi non gli dite niente, guardate me con la coda dell'occhio dalle altre parti e fate, scusi. Chiedo ai miei amici un minuto, torno subito, vado dalla piccola merda e gli faccio, se tu urli ancora, t'ammazzo, te taglio la gola, bastardo! Il bambino si mette a piangere, corre dalla madre, la mamma, no, non ti preoccupare, amore. Grazie. Collaboriamo! Io è vero, io non ce l'ho i figli, però ho 7 nipoti e a me piace tantissimo fare lo zio. Veramente, cioè, a me piacciono i bambini, solo che per me i bambini sono come i capezzoli. Mi piace giocare con quelli degli altri, ok? Cioè... qualche sera fa io sono stato a casa di mia sorella, c'era mia nipote piccola, c'ha 3 anni, che mi ha fatto, zio, le sai fare le capriole? Sì, amore. Anche io, guarda. E mi ha fatto la capriola, sapete come fanno la capriola i bambini piccoli? Che si mettono lì piano piano, prima poggiano le mani a terra... quando le mani sono bene salde poggiano la testa, così. Poi partono, se danno uno slancetto, le gambe rimangono a mezz'aria per un pochino e poi va per terra, fa un tonfo, è una figura di merda. Ma lei non lo sa. Lei è contenta, è felice che ha fatto l'acrobazia, la mamma è felice perché nell'impatto la bimba non è morta. Tutti contenti, tutti soddisfatti, tranne me. Che ci sono rimasto male. Primo, perché quella non è una capriola. Secondo, perché lei aveva chiesto a me se io sapessi fare le capriole, ma non gliene fregava un cazzo di me. Era come quelle, sai quelle persone che vengono e ti fanno, ciao, come stai? E tu? Bene. E tu? Boh, e te vomitano addosso le ultime 2 settimane della loro vita di merda, poi piangono, ti ringraziano e se fanno una foto al tramonto, hashtag selfie amici del cuore, ma vaffanculo. Ora, siccome io non voglio che mia nipote diventi una influencer patetica e soprattutto io volevo prendermi una rivincita, io ho fatto... a zio, quella non è una capriola, questa è una capriola, e gli ho fatto vedere una capriola vera. Ora, io mi rendo conto che per dare credibilità alla storia io dovrei fare una capriola, e mi rendo anche conto che voi sareste molto contente se io la facessi male, magari accusando dei dolori, ma invece io farò una capriola e ve la farò bene, perché possiamo scherzare su tutto, ma sulle capriole no. Fatemi una ola.
C'ho tutti i requisiti per essere il prossimo presidente della Repubblica. Capito, zio? Questa è una capriola, quella che hai fatto tu è una mozzarella che scivola dal piatto. E mentre mia nipote stava così e stavamo per imparare una importante lezione di vita, arriva la madre, mia sorella, col mio nipotino più piccolo che fa: andiamo a cambiare il pannolino al fratellino che ha fatto la cacca. Mia nipote alla parola cacca non capisce più niente. La cacca, la cacca, la cacca di cacca. E anche oggi non abbiamo imparato niente. Poi mia sorella mi prende da parte e mi fa: ma che cazzo fa? Ma è una bambina. Te stai rosicando perché non sai fare capriole quest'anno. E così andiamo a cambiare il pannolino al mio nipotino. Mio nipote, quando gli cambi il pannolino, è insopportabile, urla, sbraita. Io mi sono messo lì, ho provato, no, fa casino, scalcia, veramente non lo farò mai più, non glielo cambierò mai più il pannolino, ma vi giuro, non è la merda che mi dà fastidio, è l'atteggiamento. Dico: ma cazzo, ma sono tuo zio, ti sto pulendo il culo e ti lamenti. Poi magari quando cresci ti molesto lì, ammutolisci, eh?